Eco shock, come cambiare il destino dell'Italia al centro della crisi climatica? Il titolo del libro pubblicato da Rubettino Editore, scritto dal giornalista Giuseppe Caporale. Questo libro nasce da un'urgenza, l'urgenza di mettere in evidenza una grande notizia che purtroppo è emersa nel confronto con 50 climatologi e nel raccogliere 90 dossier. Il Mediterraneo e l'Italia sono al centro di un'accelerazione del cambiamento climatico e questo comporta che siamo già dentro un eco-shock e dobbiamo assolutamente mettere in sicurezza il territorio. Ancor prima è non solo decarbonizzare, che è un problema che riguarda tutto il mondo, non soltanto l'Italia, ma il problema dell'Italia è soprattutto la messa in sicurezza del territorio. Corriamo tanti rischi, troppi rischi per un territorio fragile e per un cambiamento climatico che rischia di farci pagare un conto molto caro. Il Mediterraneo è un hotspot climatico nel quale le criticità già evidenti su scala globale addirittura si rafforzano e faranno molto male. L'Italia sarà la prima vittima e dobbiamo attenderci una maggiore frequenza e intensità di eventi estremi che poi determineranno inondazioni con conseguenti danni alle infrastrutture, agli insediamenti urbani, agli ecosistemi e con il rischio aumentato di perdita di vite umane. Ha ricordato l'autore durante la presentazione del volume ospitata dalla libreria Mondadori di Pescara, moderata dal giornalista Antimo Amore e dal procuratore capo della Repubblica di Pescara Giuseppe Bellelli. Il reading show è stato curato dal cantiere teatrale Adriatico diretto da Milo Vallone. Il riscaldamento globale non è un luogo comune, non è un fenomeno su cui ragionare in maniera leggera, ma il problema del nostro pianeta. Il più grande problema, insieme alle diseguaglianze che poi sono connesse a questo. Il lavoro di Giuseppe Caporale, che non è un lavoro a tesi che deve sostenere qualcosa a priori, è un lavoro fatto con metodo scientifico, con lo scrupolo giornalistico e con grande attenzione. Ci invita a riflettere sul nostro futuro e sulle cause di questo enorme problema, cioè quello del riscaldamento del pianeta e dei disastri ambientali che si collegano e si collegheranno sempre più adesso.